con Lautaro a profondo il controllo a seguire di Danilo D'Ambrosio, l'intervento di Caldara, ecco qui che lo rivediamo. Va bene. Questo è cattivo, no, questo è cattivo. Ma scusami, ma come fai? Ma no, arbitro! Fallo. Gabbadini si manda la gamba. Scusami, ma veramente. Ma lo rivedranno al bar. Questo è fallo, eh. Questo è cattivo. Ma scusami. Ma è anche brutto, eh. Lei ha sbagliato il pallone, ma il pallone ha cambiato il con la munizione di Caldara, dato che non possiamo dire, non lo so, aspetta. Nel vostro livello una volta le palle, eh? Un meno 3 al fantacalcio, lo so, sbagliato qua non è che non piacere. L'autore ma è incredibile, si allunga, lo prende e questa è una gran parata. E cosa ha preso? Ma l'ha tirato la difesa bene, tantissimo sui quadri civili, anche meno per un fatto calcio. Ma guarda questo, ci vorrò rivedere l'episodio del rigore con Agudelo. Quindi attenzione a questo aspetto nel centrocampo dello Spezia. Uno invece la dà Luca Poizaghi, ma te la dico dopo. Sì, perché Bastoni ha fatto un po' di calcio di mezzo su D'Ambrosio. Vinta di D'Ambrosio, poi pallone per l'autore, ha preso Luca. Basta andare in Mauritania. Ha tenuto in maniera vistosa in Zola, anche in Zola va allungata magari Bastoni. Agudelo, cosa fa? Difesa dell'Inter, poi va a mettere il pallone. Via, via, campa via. Fa vedere tutte le sue qualità. C'è l'ampiezza, la Damian. Eccolo. Cross di Amian, testa di Brozovic, poi quasi a modo di scorpione, Barella a lanciare contropiede dell'Inter, lo guida Lautaro Martinez, dall'altra parte Lukaku, Lautaro invece va da solo. Ma cosa ha preso? Ma cosa ha fatto Pallonetto? Un altro intervento decisivo del portiere dello Spezia, ingenuità clamorosa. Lukaku, uscita di Drongoski, non la tiene ma comunque devia questo pallone di Italian. Cerca subito di metterla dall'altra parte. Ha rimorchi dietro. La raccoglie, dribbla dentro l'area. Ancora Darmian, altro cross. Sì! Ma come? Lukaku prima. Dentro subito dopo 40 secondi Lautaro Martinez, ma segnalazione. Forse quando lui gli hanno dato palla a Lukaku, l'unica cosa che fosse un gioco. No, no, ma c'è Nicolau forse, eh. Forse si Nicolau, aspetta un attimo. Darmian che dribbla, Jasi crossa, torsione di Lautaro. Può essere solamente su Lukaku, sì, perché non c'è nessun'altra situazione di lui. E anch'io però. Tanto che c'è il check, Luca Marelli. Giustamente per segnare. Rosens. Lautaro. Rosens, dritto per dritto. Damian stringe e recupera. Damiano è costretto a indietreggiare Drongoski a calciare lungo, solito uno contro uno, c'è Isola, palla che passa, Isola che è trattenuto, resiste, poi rimbalzo non lo favorisce, ancora Isola, cerca appoggi, c'è Maldini! Ma è incredibile, ecco, è una cosa incredibile, ha fatto una cosa incredibile, certo che anche D'Ambrosio, perché serve a raddoppiare a Cerbi, cioè per quale ragione? Ma è veramente una cosa di cuore, veramente incredibile. In mezzo a scorrere Carboni, Brozovic, Bastoni la mette lui verso Dufres che anticipa, poi va giù per il calcio di rigore per l'Inter, il secondo se l'è guadagnato Dufres andando in anticipo. Io devo andare veramente, non lo so, cioè qui prima è del lo sbaglio di Luca, comico della partita per riprendere il risultato, veramente anche per statistica, c'è una donna. Luca! Sì! Molto bene! Dai! Te lo andrai già prima, tu non devi dire Lukaku, vai a fare il culo! Brozovic si rimane lì, Amian a spazio per mettere questo pallone, Kovalenko con il petto travolto, poi Zola sul palo, calcio di rigore per lo Spezia! È incredibile, Dufres è un cretino, ma è rigore netto! Il rigore che si è procurato Dufres, stavolta è lui a commettere il fallo! Pazzesco, ma è incredibile! Il rigore quasi sotto
fotocopia, perché il controllo di Kovalenko con il... Dico, lui vorrà per tornare. Tre passi, quattro. Uno contro un muro, un'Atalanta... Rischia Marinelli. Un solo! Ancora lui! Sotto la sua curva! Torna avanti lo Spezia! Con palla al suo lato! Letteralmente. Sfila Dzeko, la rimette. Però è incredibile anche questo, cioè, ma non è possibile. Avanti praticamente alla linea di porta, il muro bianco dello Spezia opposto. Non è per niente fortunata lì per questa situazione. Non è incredibile. Della testa Dzeko perché aveva. Fate semplici, come è dentro questo finale? Come tutto il difetto. In caso di passo sarebbe una vittoria importantissima, la prima della sua gestione, ma anche la prima dopo tantissimo tempo in capo. 6 mesi, 17 settembre contro la Santa, ancora 30 secondi. Veramente, ha vinto il 17 settembre in casa, hanno vinto, ma hanno sempre perso pareggiato. Campo su. Vabbè, c'è un po' di possesso, così aumentiamo un po' il livello di possesso palla, visto che non abbiamo mai tenuto palla, no? Fuori gioco. Vabbè, anche volendo la palla non entra mai.